Invito a venire sul palco il professor Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti e persona che ci può dire veramente molto sulle città metropolitane. Grazie, professore. Ma come avrebbe detto Renzi prima, ho partecipato per 30 anni a raccontare barzellette. Nel senso che facevo il conto che è circa 30 anni che partecipo a convegni sulle città metropolitane, diciamo in 30 anni un centinaio di volte. D'altra parte, 25 anni fa presentai alla Camera il disegno di legge per istituire il Senato de delle autonomie. Forse adesso si fa, ma che cosa è cambiato? Perché oggi è diverso? E giustamente Renzi può dire: finora abbiamo raccontato barzellette, adesso basta. Secondo me ci sono tre cose che rendono questa volta diversa dalle precedenti. La prima è che è ormai, credo, del tutto chiaro che senza una fortissima innovazione istituzionale e organizzativa il Paese è condannato alla stagnazione e al declino. La seconda è che non a caso questa cosa è organizzata dalle associazioni industriali delle aree metropolitane, tutte le altre erano organizzate da altre cose, qui sono, è l'economia del Paese che dice: guardate che bisogna a questo punto fare questa innovazione istituzionale e organizzativa. E la terza è, con tutto il rispetto e l'ammirazione per il professor Camagni, che ha fatto una serie di critiche giuste, che però forse ci siamo, perché c'è un progetto. I disegni di legge non devono dire tutto, le leggi non devono dire tutto e risolvere tutti i problemi. L'importante è che avvino nella direzione giusta. Allora, per dirlo in maniera molto semplice, sul primo punto, io ricordo ancora 10 o 15 anni fa, tutti eravamo preoccupati dell'evidente ritardo non solo delle istituzioni e delle politiche pubbliche, ma anche del mondo delle imprese, dell'imprenditoria, nell'affrontare i problemi del riposizionamento del nostro sistema produttivo, delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto necessarie per affrontare il nuovo scenario della competizione globale. Oggi, naturalmente non tutto va bene dal lato delle imprese, però oggi siamo di fronte a uno scenario diverso. E lo scenario diverso è dimostrato dal fatto che abbiamo un pezzo del nostro settore produttivo che mantiene le posizioni sui mercati internazionali, nonostante si tratti di imprese che rispetto ai loro competitori tedeschi, per esempio, hanno degli handicap straordinari, pagano il costo del denaro a 200 basis point in più, l'energia al 40% in più, costi burocratici molto più alti, costi fiscali e contributivi più elevati, costi di logistica, i tempi della giustizia, eccetera, eccetera. Sappiamo tutte queste cose. Nonostante questo, noi abbiamo un pezzo del nostro sistema produttivo che ha saputo rinnovarsi, fare le innovazioni e riposizionarsi sui mercati e compete, regge la competizione. Sappiamo tutti che il problema lì sarebbe avere politiche pubbliche capaci di ridurre questi handicap e di metterlo quindi in condizione di competere ancora meglio. Poi abbiamo il sistema produttivo che lavora essenzialmente per il mercato interno, che è in gravissima difficoltà, ma si può anche capire perché. Perché in un paese nel quale i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni vengono pagati con mesi o con anni di ritardo, e il problema, come sapete, non è risolto, nonostante interviste ottimistiche, non è stato risolto, è possibile risolverlo, ma non è stato risolto, in un paese che è stato costretto per ragioni di finanza pubblica a bloccare i salari, a congelare i salari e gli stipendi pubblici da diversi anni,
e a bloccare il turnover della pubblica amministrazione, eccetera. In un paese che ha questi handicap, lavorare per il mercato interno è particolarmente difficile e complicato, perché c'è un calo di consumi che è indotto anche da politiche pubbliche. Allora, di fronte a questo scenario, è evidente che noi abbiamo bisogno di affrontare essenzialmente le innovazioni dovute da politiche pubbliche che sono necessarie per ridurre questi handicap. Tra queste c'è anche il sistema istituzionale e amministrativo. E la riforma che abbiamo in discussione, con tutti i suoi difetti, professor Camagni, io non sto difendendo un mio prodotto perché non ci ho messo mano neanche per l'1%, anche se naturalmente faccio parte di quelli che hanno, con Luciano Vandelli per esempio, che lei ricordava, tra quelli che hanno lavorato in questi anni a costituire il retroterra culturale di questa riforma. La riforma però va in questa direzione, perché è una riforma che finalmente apre la strada a quella grande semplificazione del nostro sistema istituzionale che è necessaria. Ed una semplificazione che, come diceva il professor Barber, fa capo essenzialmente sui comuni, ma sui comuni messi in condizione di poter esprimere la loro capacità di governo del territorio a partire dalle città. L'indirizzo di semplificazione è molto evidente in questa riforma e porterà innanzitutto, io penso, ad una semplificazione che sta dietro quella delle istituzioni, che è la semplificazione del nostro ceto politico, per così dire. Il nostro ceto politico adesso è stratificato su una serie di livelli. Dopo la riforma noi avremo essenzialmente tre livelli: quello comunale, quello regionale e quello nazionale. Tutti gli altri scompaiono, perché al fondamento della riforma c'è l'idea che l'istituzione di gestione amministrativa dei servizi, degli interventi e di governo del territorio, di gestione, è il comune, messo in condizione attraverso le città metropolitane da una parte, le unioni dei comuni dall'altra e l'ente di area vasta concepito come una sorta di agenzia intercomunale di servizi e di interventi, governato dai sindaci, governato dal sistema dei comuni. Questo è lo strato, il ceto politico di base sul territorio. La regione, qui è ancora aperta, certo, se professor Camagni potrebbe dirlo, il problema della ristrutturazione delle regioni. 20 regioni, hanno senso 20 regioni, dalla Lombardia al Molise, ma la regione, che meriterebbe di essere altrettanto incisivamente riformata, la riforma del titolo V, che è pure in questo momento in discussione, è un primo passo in questa direzione, la regione torna ad essere l'istituzione di programmazione e di coordinamento delle grandi aree del nostro territorio. E sul punto, ha ragione Matteo Renzi quando ha introdotto i nostri lavori, questa è l'occasione anche per affrontare una distorsione che in questi anni ha complicato il disegno, che è il rifiuto da parte del ceto politico regionale, possiamo chiamarlo neocentralismo regionale, di accettare ed implementare il ruolo di programmazione e di governo che già la Costituzione del 48 gli assegnava. È un ruolo assolutamente nobile se lo si vuole affrontare con visione e con capacità politica, e che però non deve portare ad una interferenza continua, un tentativo continuo di
appropriarsi di funzioni di gestione confondendo le responsabilità operative sul territorio. Il fatto che il disegno di legge Delrio opera questa semplificazione nel disegno fondamentale è, a mio avviso, la ragione fondamentale per cui conviene sostenerlo e sperare che arrivi in porto, sapendo che poi ci sono tutta una serie di punti critici, alcuni, come diceva il professor Camagni, perché sono questioni non affrontate, e su queste cominciamo a dirci che le riforme non devono essere dei codici che risolvono tutto e che possono essere poi integrate da scelte che si possono fare a livelli successivi, in momenti successivi, se l'impostazione del disegno è corretta e coerente. La seconda, forse ci sarà bisogno anche di alcune correzioni, perché alcuni compromessi sono stati fatti e alcuni di questi compromessi possono presentare criticità in futuro. Ma l'idea che le riforme nascano perfette dal cervello dei riformatori e che debbano essere varate soltanto quando sono perfette è una delle cose che ci ha rovinato negli anni passati. Le riforme devono essere fatte tempestivamente, con la disponibilità a correggerle poi in corso d'opera, a fare quelle operazioni di manutenzione non solo ordinaria ma anche straordinaria che sulla base delle prime esperienze si rivelano necessarie. Noi in passato abbiamo perduto le occasioni di riforma possibile per il vizio del perfezionismo e perché in questi dibattiti si discuteva fino in fondo di quello che non andava, che c'è. Senza cogliere invece che il senso di marcia è quello giusto. Questo io lo vorrei dire anche su alcuni aspetti che sono stati toccati e che sono sicuramente rilevanti. Ripeto, il disegno istituzionale è fondamentalmente giusto. Avere finalmente le città metropolitane, sono state istituite nell'ordinamento italiano 24 anni fa, io ero tra i legislatori, 24 anni fa, sono state costituzionalizzate 13 anni fa, finalmente si fanno. E si fanno, vorrei dire, certo con soluzioni non sempre eccellenti, però anche con una consistente flessibilità nel modello. È vero che le funzioni delle città metropolitane non sono tutte quelle che sarebbe auspicabile fossero, però il sistema è flessibile, però è possibile aggiungerne altre, non solo aggiungerne altre, diciamo intervenendo successivamente con leggi correttive o integrative della riforma, ma anche utilizzando gli strumenti che nel testo sono previsti di attribuzione di funzioni dall'alto e dal basso alla città metropolitana. Questa flessibilità rappresenta uno strumento per poter migliorare la riforma nella sua attuazione. E il secondo elemento che io penso che sia rilevante è che contemporaneamente il disegno di legge interviene, la città è fondamentale, come Barber ci ha spiegato e come sappiamo bene anche Camagni, ma anche il contesto è importante. E questo disegno di legge contiene misure importanti sulla questione dell'area vasta, perché la linea di marcia anche qui è chiarissima, nel senso della soppressione della provincia come ente istituzionale politico e della costituzione di una sorta di appunto agenzia intercomunale di servizi, il cui rapporto con i comuni diventa molto più fluido proprio perché il governo di questa agenzia è assicurato da una rappresentanza dei comuni e quindi può assolvere molto più facilmente una funzione di servizio, di supporto
alle attività comunali. Niente, per esempio, impedisce in un domani di dare a questa agenzia la funzione di centrale di committenza e di stazione appaltante per tutti i comuni della provincia, con il vantaggio di avere un alleggerimento di spese per i comuni, ma anche con il vantaggio di avere strutture tecniche più qualificate di quelle che comuni piccoli o medio piccoli possono riuscire a organizzare. Nel contempo noi abbiamo incentivi per l'unione dei comuni, credo che ne parlerà il presidente dell'ANCI tra poco, e anche questo va nella direzione giusta. Allora io penso che si debbano guardare criticamente ai punti ancora deboli o critici di questo disegno, non senza dimenticare che anche nella definizione delle funzioni qualche innovazione interessante c'è. Ne sottolineo in particolare due. Uno è il punto relativo alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale nell'ambito metropolitano. Dentro a questo c'è praticamente tutto il sistema dei servizi a rete, e questo è un'indicazione molto precisa di un ruolo forte, non solo programmatorio, pianificatorio, ma gestionale della città metropolitana. E a me piace anche sottolineare il fatto che si sia identificato nella promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione un ruolo proprio fondamentale, non lasciato alla flessibilità futura delle città metropolitane. Insomma, ci sono le premesse per andare avanti. È il momento di non cadere nel pericolo del perfezionismo, di varare questa riforma. Certo, sarà opportuno dire che i compromessi fatti sono sufficienti e non bisogna farne altri. Se forse si potesse su qualcuno tornare indietro non sarebbe male, però avendo come obiettivo quello di avere questa riforma in vigore nel giro di qualche settimana e poter lavorare seriamente alla sua implementazione e nella sua implementazione anche alle integrazioni e alle correzioni che già oggi si cominciano a vedere e che l'esperienza poi renderà ancora più evidenti. Grazie.